Ragazze, buongiorno. Allora, oggi è mercoledì 14, me lo sono ricordato finalmente, e io e Adele stiamo per uscire per fare una passeggiata. Eccezionalmente io ho i capelli sciolti, d'estate non mi vedrete mai praticamente con i capelli sciolti perché io non li sopporto. Cioè, veramente, fosse per me, li taglierei veramente. Adele ha fatto un disastro. Li taglierei tipo fino a qua, così almeno da non averli proprio sulle spalle perché non li sopporto. Ma ho il matrimonio della mia amica il 31 di luglio e ho il battesimo di Adele appunto il 4 di settembre, quindi non posso assolutamente tagliarli. Poi vabbè, arriverà l'inverno, quindi finalmente. Non so che mi ucciderete come al solito, però sapete che io amo l'inverno, amo l'autunno, non amo l'estate, quindi cioè, per me potrebbe essere brutto, cioè brutto, inverno, perché brutto no, però per me potrebbe essere veramente autunno o inverno tutto l'anno, anche primavera, dai, mettiamocela in mezzo, però proprio quella che non sopporto di più tra le stagioni è proprio l'estate. Non la posso soffrire. Nel frattempo ho raccolto il gioco di avere così almeno sta qua. E quindi nulla, insomma, vabbè. È così. È così. Ultimamente non sono presentissima, se si può dire, su YouTube. Purtroppo, per svariati motivi non sono proprio riuscita a fare i vlog o comunque a fare dei video. Domenica il video è saltato perché non ho avuto la forza, diciamo, per girarlo sabato, perché venerdì, se mi seguite su Instagram lo sapete, sono andata a fare il vaccino e quindi sabato ero KO. KO fino a un certo punto, cioè nel senso che ho avuto. Allora, mi sono vaccinata appunto venerdì a mezzogiorno, in poche parole, e venerdì 9, e tutto bene tutto il giorno, niente, nessun sintomo, niente da segnalare. Il giorno dopo, quindi sabato, vabbè, a parte il solito male al braccio classico che viene, come se si prende un colpo da qualche parte. Un male alle articolazioni impressionante, cioè secondo me questo vaccino va a prendere i punti tra virgolette deboli, perché io non ho avuto febbre, non ho avuto malessere in generale, non ho avuto sonnolenza, niente. Ho avuto male alle articolazioni, sapete che io sono un po' debole di articolazioni, sono stata operata tanti anni fa al calcagno valgo, sia del destro che del sinistro. E poi nel 2019 sono stata operata qua al polso. Ora vabbè, quello lì prima era un problema proprio di ossa al calcagno valgo, invece al polso era un problema di guaina del tendine che si era bucato, fuoriusciva il liquido, quindi io non riuscivo praticamente neanche ad aprire più una bottiglia. Questo problema purtroppo un pochettino è tornato con la gravidanza, nel senso che, vedete che mi devo leccare i capelli perché non ce la faccio già più, nel senso che comunque con la gravidanza la cosa non è migliorata, anzi, perché comunque tenere Adele in braccio tutto il giorno, non ha migliorato la situazione e quindi ogni tanto mi torna a far male. Però poi passa prendendo un determinato medicinale. E niente, adesso era un periodo in cui ero abbastanza tranquilla con questo problema, è tornato con il vaccino, quindi ho ripreso il medicinale solito e si è sistemato di nuovo tutto, quindi diciamo che l'abbiamo scampata, però sabato era il giorno della registrazione del vlog e quindi nulla, mi è saltato perché appunto ho avuto questo piccolo problema, questo piccolo intoppo. E nulla, quindi siamo qua adesso. Cosa è successo in questi giorni? Cosa non è successo in questi giorni? L'Italia ha vinto, abbiamo patito tantissimo, però siamo campioni d'Europa. È stato bellissimo vederla fino alla fine. E vi dico già che appunto, vabbè, domenica c'erano i miei suoceri qua.
e dico a un certo punto, mi sa che stasera non vinciamo, me la sento, mi sento che non vinciamo. E mio suocero giustamente mi dice, vabbè, se te la senti come ti sentivi che era Riccardo, effettivamente ce l'ha preso perché effettivamente me la sentivo come mi sentivo che era Riccardo, perché infatti abbiamo vinto, yeah. E quindi meno male che io ho queste illuminazioni perché... ho questi sentori e poi è tutto il contrario, quindi io so che quando ho questi sentori devo pensare al contrario. E siamo a posto così. Comunque, e a parte gli scherzi, vabbè, no, siamo felicissimi, abbiamo festeggiato a casa, diciamo, perché poi alla fine siamo rimasti io e Marco, perché Adele dormiva, e i genitori di Marco poi ovviamente a una certa, prima dei supplementari se ne sono andati, perché hanno detto, ma in tal caso dovessimo vincere, non arriviamo più a casa, e effettivamente hanno fatto bene, perché sennò si è scatenato il delirio nella nostra... Diciamo nel paesino dove abitano loro, nella città dove abitano loro, noi nel nostro paesino non è successo nulla, siamo andati tutti a dormire. Vabbè, e quindi ha fatto bene, ecco. E poi basta, direi che non è successo nient'altro se non sbaglio. Adesso oggi è una giornata importante, dobbiamo andare con Marco a fare una cosa, vi porterò con noi e nulla. Nulla, oggi Adelina sarà dalla nonna, perché dobbiamo fare questa determinata cosa che poi vi farò vedere, io nel frattempo mi sto spelando, perché incredibile mi sto spelando, già ancora prima di abbronzarmi del tutto, sto aspettando il messaggio della mia amica che mi dice quando andare a fare le sopracciglia, perché non ne posso più, cioè delle sopracciglia... Che non si possono guardare, sono tutti pieni di peletti ovunque. Devo risistemare la forma e tutto quanto, anche in vista del suo matrimonio, perché appunto la mia amica è la mia estetista, ecco. E quindi insomma, ieri ci siamo andati da fare io e mia mamma, abbiamo fatto le bomboniere, abbiamo ultimato, non è che abbiamo fatto, perché fare le bomboniere le ha fatte una mia cara amica, la nostra amica di Activa. La Valentina, sapete, la mia compagna di addio al nubilato, e insomma, la bomboniera è stata fatta in collaborazione, diciamo, con lei. E quindi vedrete che cosa ha preparato, a che cosa abbiamo pensato. Ed è veramente molto, ma molto, ma molto più bella di quello che pensassi. Quindi. Cioè, veramente fantastica. Quindi ieri abbiamo proprio rifinito le ultime cose e direi che ci siamo. Abbiamo ultimato gli inviti e vi ho fatto vedere un piccolo spoiler su Instagram e vi è piaciuto un sacco. Ma è una parte del logo, ragazze. Poi c'è proprio c'è un altro pezzo che poi vi farò vedere e poi ve ne parlerò bene perché, insomma, comunque potrebbe. Essere, diciamo, potrebbero essere delle idee da cui prendere spunto, ecco. E nulla, ragazze, direi che andiamo a fare una bella passeggiata, anche perché sono 10 minuti che parlo. Andiamo a fare una bella passeggiata e ci vediamo dopo. Cucù. Sei felice che andiamo dalla nonna? Andiamo! Come vedete, sono a piedi e sto andando a casa di mia mamma a portare Adele, perché appunto dobbiamo fare quella cosa con mio marito, scoprirete tra poco che cosa. E nulla, lasceremo lì a dire così almeno siamo un po' più tranquilli. Spero mi sentiate perché c'è vento, c'è venticello. E questa sera ci fermeremo a mangiare da mia mamma, quindi ovviamente ho portato uno zainetto per Adele con tutto quello che serve, sia per oggi pomeriggio che per stasera per la pappa. Ora, come sempre mi vergogno un sacco a parlare.
quando sono in giro, perché se magari sono pazza, un conto è col telefono e dice vabbè magari fai una videochiamata, ma un conto con la fotocamera è un po' più dura. Vabbè, non fa niente. E quindi niente, dai, ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo in macchina. C'è anche ovviamente mio marito che guida. Gli ho chiesto prima, adesso gli faccio la stessa domanda così poi vedete la risposta. Allora, sei emozionato per questa cosa che stiamo andando a fare? Cioè, no. Contieniti, eh? Cioè, un po' meno entusiasmo, perché... Sono contento, ma non sono emozionato. Ma sì, un po' emozionato, dai. Sì, dai. Per darmi il contentino praticamente. Io non so, ma anche i vostri mariti, cioè, sono così. Cioè, io devo fare una cavolata, parto dalla sera prima, magari l'agitazione, l'emozione, cioè esterno, no? I miei, le mie emozioni, i miei sentimenti. Lui, sei emozionato? No. Sei felice? Ma sì, ma vabbè. Voglio non fare così, mi stai descrivendo come... La verità. No. No, non è così, non è così. Anche i vostri mariti sono come mio marito? Fatemelo sapere. Eccola qua, finalmente l'abbiamo presa. È appunto la Opel Mokka ed è grigia col tetto e il cofano nero. Bellissima, bella bella bella. Eccoci sulla macchina nuova. Ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa: temporale in arrivo. La inauguriamo subito. Così almeno l'inauguriamo subito. Vabbè, vi facciamo un po' vedere gli interni. Fighissima. È proprio bella bella bella. Non si vede, ma Marco sta, non so come si può dire, si sta godendo il massaggio dei sedili. Sto facendo un massaggio lombare. Il massaggio lombare, ma proprio bella bella bella. Il lavoro ci serve. Ecco, e quindi molto 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 bella. Tra l'altro il ragazzo ci ha spiegato tutto, ci ha fatto fare una prova. Io ero dietro che gridavo praticamente, perché c'erano dei momenti in cui praticamente Marco lasciava il volante per effettivamente testare la tenuta su strada, il... come si chiama? Il cruise control adattivo. Ecco, cioè si vede che io ho una 500 con zero optional, niente, e non so neanche come si chiamano le cose, e quindi doveva lasciare il volante per testare queste cose. E io ero dietro che gridavo perché avevo il terrore, come sempre. L'ansia perenne. Comunque bellissima, veramente bella bella bella. E niente, adesso andiamo a casa. Come vi dicevo prima e come vi facevo vedere prima, se non sbaglio, la macchina è grigio scura e ha il tetto e il cofano nero. Bellissima, molto molto bella. Quindi siamo contenti. Marco finalmente si è un pochettino sbottonato nelle sue emozioni. Niente, basta, stop. Quindi adesso andiamo a casa. Ma subito ho detto vado a mettere in garage, perché se viene il temporale la inauguriamo subito. Quindi ovviamente indovinate quale prenderà? La mitica 500, che tutti la schifano, ma alla fine finiscono tutti lì. L'avete visto? Anche mia mamma la schifa sempre, ma alla fine va sempre bene, va sempre bene. Eccoci qua, allora noi stiamo facendo la pappa con il semolino, perché come vi dicevo l'altra volta abbiamo iniziato a mangiare il glutine e apprezza. È vero amore che ti piace? Il semolino, la pastina, è vero? Che faccia! E questi pezzetti bianchi che vedete dentro la pappa, eccoli qua, che sto provando a schiacciare, è il formaggino mio, perché si può
iniziare a darglielo, e quindi, e vi dico, apprezza, apprezza molto. Comunque, chi se lo ricorda questo gioco? Questo qua ovviamente era il mio di quando ero piccola, è passato di figlia in figlia, oserei dire. Ti piace, vero amore? Ci giocava la mamma quando era piccolina. Noi continuiamo a fare la pappa. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati a casa. Come vi dicevo, ci siamo fermati a mangiare da mia mamma, scusate. Ma la vuoi finire di fare la pagliaccetta? Di fare la pagliaccetta? La vuoi finire? Cosa stai aspettando qua nel lettone di mamma e papà? Stai aspettando anche tu chi l'ha visto? Ebbene ragazzi, la vedete con il maglioncino, tra l'altro preso da Primark, perché non fa per niente caldo. Infatti siamo venuti a casa, cioè siamo venuti via da casa dei miei, e c'era un'arietta, infatti ho detto meno male che gli ho portato la felpina, perché veramente fa molto fresco. È così, è così. Per me va benissimo. Ve l'ho detto stamattina che io odio il caldo, quindi va benissimo. Però insomma, ci sta, ci sta. Cioè secondo me ci sta, ci sta. Però per i bambini insomma non è il massimo della vita, secondo me. Comunque questi sbalzi di temperatura, oltre che per noi, però soprattutto per loro. Oddio. C'è stato un attimo di terrore perché l'ho sentita digerire. Ho detto oddio, al rigurgito, e mi rigurgita tutto sul letto, invece no. Brava amore che hai tenuto. Io e Marco quando sentiamo questi rumori diciamo sempre che si apre la valvola, si apre la valvolina. Vabbè. Comunque, niente ragazze, io adesso mi cambio, cambio Adele, ci prepariamo, le do il lattino, tutto quanto, ci mettiamo nel letto e guardiamo finalmente chi l'ha visto. Adesso stavo leggendo speciale chi l'ha visto tra poco, quindi mi sa che è l'ultima puntata per questa stagione, diciamo, ritornerà a settembre. E io cosa faccio il mercoledì sera? Non lo so, non lo so, non ci voglio pensare. Comunque ragazze, niente, grazie per averci fatto compagnia in questa giornata. È stato un vlog molto semplice, anche perché avete visto ho ripreso non tantissimo, però ci tenevo a riprendere questa giornata importante. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.